Sono diventati francamente insopportabili. È vero che oggi sono legati ai lavori che serviranno a ripristinare la normalità, quindi bisogna anche capire che mentre si fanno i lavori ci possono essere disagi, ma l'imprevisto, cioè la scarsa programmazione, devono finire di notte, non sono proseguiti di giorno, sono tutte cose che aggiungono, come posso dire, sale sulle ferite. Noi abbiamo chiesto neanche un mese fa con l'assessore Casini, all'incontro con il Ministro delle Infrastrutture, di mettere in moto tutta la macchina per proprio sistemare i problemi, superare le ordinanze del Tribunale che ha bloccato insomma, la strada. Questa macchina si è messa in moto, oggi vediamo i disagi del percorso che porterà a risanare. E quindi quello che chiediamo è non può essere fatto con questa superficialità, cioè non è possibile un lavoro programmato di notte e farlo di giorno, perché parliamo di due mondi diversi con tutto quello che abbiamo visto e anche io ho visto chiaramente venendo qua, insomma, è una parte del territorio che frequento spesso, quindi mi incrocio parecchie volte con questi disagi e insomma, speriamo che almeno i lavori porteranno la soluzione al problema.